tasto, spengi il motore e ci si mette in pesca. Che colori, che colori! Guardate in linea! Barbudetto! È un pesciottino! Allora, allora! Uno dei pesci che a Bollentino ti fa divertire. Buongiorno ragazzi di Italian Fishing TV, oggi usciremo per una battuta di pesca a Bollentino. Dopo il primo episodio di Mondo Challenge dove abbiamo impiegato le light, le Superior Challenger Light ai pagelli, oggi impiegheremo le medium, con abbiamo delle piccole novità e speriamo di farvele vedere in azione. Una nuova canna, un nuovo mulinello di casa Kolmich, che speriamo insomma oggi ci possano regalare delle soddisfazioni, ecco. Sicuramente. Vabbè, non diciamo, diciamo le cose. Speriamo. Comunque è un bollentino diciamo medio su profondità di 30 metri dove insidieremo prevalentemente sparidi come orate, tanute, prai, qualche denticiotto. C'è presenza anche di qualche cernia. Vedremo un attimino come volgerà la giornata, ragazzi. Dovremmo essere arrivati, ragazzi, su un punto simpatico. Si fa l'ancora? Vai via, fa l'ancora. Ancoriamo. Butta la cima! Tastino! Come il tastino? E via! Senza buttare la cima, lo nulla! E c'è gancio che. Con un tasto si spenge il motore e ci si mette in pesca. Vai! Raghetto sotto misura, raghino sotto misura, va, ce l'ha la via, vai. Purtroppo bisogna tenere, a parte no, l'ambolia se li si bua. Ma c'è l'amo dentro. 18. E tanuta. Vedi, è già innescata per il vivo, visto Marco? Già pronta a essere sacrificata. Vai. Era o metà? Oh, ci sono pesci, oh.
pulito? No, no, la lavo. Italo Tini. Allora, sto preparando un terminale con tre ami in linea per innescare la sarda intera. Sto usando l'MR42 dell'1 e filo sì col 37, full carbon 37, perché col 33 ora mi ha strappato un pesce, quindi proverò col 37. Ecco, questo è il terminale a tre ami in linea per innescare la sarda intera. Sarda intera che viene innescata, ora poi vi farò vedere come. Comunque questo è un classico terminale con tre ami in linea. Logicamente abbiamo visto i tre ami in linea da una parte, dall'altra parte è collegato a una normale girella barilotto che è a roteare su due perline incollate su una lenza madre, in questo caso dello 0,45. Il piombo sull'asolina, qui si vedono le due perline e la girella che praticamente col bracciolo che ruota in questo senso e per comodità ruota anche in questo senso per evitare qualsiasi tipo di ingarbugliamento. Se volete vedere anche una piccola chicca, logicamente qui non si vede ma ve la dico, dove è applicata la girella barilotto qua, questo nylon qua è doppio, praticamente nell'asola che prosegue in alto il filo qui non è mono ma è doppio, qui cioè lo 0,40-42 è montato doppio in modo che il ferro della girella lavora su un filo doppio per garantire una migliore resistenza del filo. Allora adesso procediamo all'innesco, mettiamo l'amo, il primo amo, il secondo amo e il terzo amo. Io di solito innesco dalla pancia verso la lisca e poi faccio il classico finto nodo, noi lo chiamiamo finto nodo, che è un'asola che tiene la coda in questo caso della salacca intera e i tre ami sono tutti all'interno della salacca, 1, 2 e 3, eccolo qua. Ma c'è decenni anche lì Valerio? Sì. E allora buonanotte a te. Un sacco da annare. C'è Milano Shock Leader da fa perché qui si è un po' rotto tutto. Chi è stato? È stato un pesciotto, il famoso Gruppi. Io ce l'ho marcato a Gruppi. È partita e da Spray Leader. Spray Leader, se ci allora. No, dammi 40, guarda, dammi 40. Vai. Dammi 40. Vai. No, tanto 40. Al grosso. Che borsine, eh? Al grosso non c'è rimedio. La velina la borsina. Piani finali, bobine, vai! Sì.
Questo si fa, se la via. Questo se la via, sotto misura. Vai! Sull'innesco della sardina intera, diciamo su un calamento così che pesca a profondità abbastanza non elevatissime, ma insomma non basta. L'importante è una cortezza, è una pischerata. Tagliargli la coda, perché si può fare l'effetto elica e intrigare il bracciolo. Tagliandola si evita questo problema. Praio? Vabbè, praio, bello! A calamari! Calamari! Traietto! Che colori! Che amo stai usando, giallo? Uno, MR42 del 1. Beh, buono! Mangiava da fermate. Sembrerebbe un bel pesce. O è una cernia, o una cerniotta, o è una murena, sai. Una murena. Pesce non gradito da noi, però comunque importante per mettere in prova le attrezzature, le canne, la risposta della canna, i nostri finali, gli ami, tutto, insomma. È un pesce fastidioso perché spesso e volentieri ci disturba l'azione di pesca, ci strappa diversi finali, si intana, però comunque è sempre divertente, insomma, è un combattimento piacevole. Allora, sera di anzi stavamo pescando su un fondale di 30 metri, su uno scoglio che Valerio conosce bene. All'inizio si è preso qualche pesciotto, un paio di pesci belli soppersi, però ora ultimamente avevano proprio mollato. I pesci li stava marcando, lo scandaglio li marcava bene, però erano svogliati. Non si sa bene come mai, forse c'era una cernia, girava sotto e ha rotto un po' gli schemi. Allora si è deciso di cambiare posto, venire un po' più su un basso fondo, su un altro scoglio. Ci sono delle belle marcature, si sta prendendo diverse tanute, non di taglia, si stanno liberando, però la speranza è quella di prendere un bel pesce. E lo prenderemo, però ci vuole un po' di pazienza. Ora ci si dedica e si guarda cosa succede. Valerio, tutto ok? Sì, sto aspettando il pescione. Bene, stiamo tutti aspettando il pescione. Thank you.
Questi fanno parte della confezione Short Diamond dell'azienda Cormich, che vede gran parte delle grammature necessarie per la pesca del light drifting. Ora Marco, prendili tutti, fai una selezione, guarda con quale ti trovi meglio. Io ci ho fatto un innestino con del nylon e una girellina con un moschettoncino sopra per poterli intercambiare. Saluta? Sì. Saluta bella? Boh. No, niente short. Niente short. Vabbè, va. Vabbè. Non ci longo. Lo sai come l'hanno voluto? Tocchettino piccolino monoboccone. Era proprio il gamberetto. Ma lo sai che la Nettuno è una bella canna davvero, è una bella canna davvero, leggera in mano, ti sembra di averci una bolognese. 4 metri, coltello in regolo, la puoi chiudere anche a 3 metri e 30. Per quelli che magari non usano spesso canne lunghe, però se dovessero avere la necessità di allungare la canna, in un attimo c'hanno una canna a 4 metri. È onorata, sì. MR700 non perdona. Ora tellina, come si dice, il pesce per il bimbo. Il pesce per la bimba. Io c'ho un maschio, il pesce per il bimbo. Ora che il denticetto si è ripreso, per mettere una maschera del vivo, per farlo riprendere un pochino, si libera. Eccolo qui. La vasca del vivo. No, tranquillo, ce l'ho un po' più. Vai. Vai. Tuo nonno sei più grande. Vai. Allora c'è. E allora c'è la. È la mezz'acqua, l'avevo alzata. Boia. Sì. Vai. Cos'è? Cos'è questo? Mi tira. Ma dai, c'è alzata. E là, è là, è là. È la mia baraulia. Ma non mi sembra. Va a giro? Ma dove è andato? La ricciola. La ricciola? Sta vedendo una ricciolina. Sì, quella bambina. Alla mia alta. Ma dov'è? No, ma cos'è? Cos'è preso? No, baraulia. Baraulia, bello! A mezz'acqua? la mia trovare. Dice Dio, ma cos'è? Mocchioso. Sì. Barhudetto. Niente di che, eh? Un saragotto, to? Testa nera con la sardina sotto, il gambero sopra ancora intatto. Testa nera è venuto su, ha lamato bene, quindi lo rilasciamo. Vai! Cos'è, Valerio? Boh, secondo me a vedere così, a tirare così sembra un tonno. Oh,
Oh, è un tordo poi davvero lì! No, ma guarda i colori! Guarda che colori! Bello! Tutto rosso! E ciò ti ha condominato tu! Se ci chiediamo a volte che sembianza può avere la marcatura di un barracuda, eccolo qua. Dovrebbero essere comunque barracuda, perché già un paio di finali sono andati al creatore e Gianluca invece ha preso un bel barracudotto, e questa è la testimonianza di quello che ci abbiamo sotto. Fanno comunque un'azione di disturbo, perché non sono i pesci che noi siamo intenzionati a prendere, noi non puntiamo a quelli, però comunque sotto di loro ci sono altre marcature interessanti di sparidi che magari in questo momento non sono in alimentazione, e speriamo che col tempo magari gli venga fame, insomma. Petticetti da rilasciare. 25 anni questi del 18 via. Sono stati quei 3 mesi di lockdown che. Si mette nella vasca, si fa, lo riprende, vieni, mettilo dentro, così si riprende, ti riprende. Un altro bel barracudino. Questi sono buonissimi, carni bianche. C'è una ricetta famosa piombinese che non sto a elencare. Comunque Jacopo la sa, vero? Jacopo la sa, Jacopino. Barracuda. C'è una scaglia di sardina, va bene, uguale. È più buono. A me quello lì, questo è quello. Questa è di Marco, allora. Marco. Con la scaglia è mio. Un Chianti sardinato. Chianti sardinato. Ottima annata. Basta, basta, se ti devi schiacciare, se no poi meno male c'ho la medium a 5 metri. Meno male, poi ci ho messo anche il filo fine. Il filo fine c'è. E te lo dico io, questa è lei. Lei? È confondibile. Se affidassi più di Marco. È confondibile, scusa. È un sbaglio. Le ha fate così e le dà solo lei. Vengo io. E beh, pesce. Vai, insomma, dai, contestiamoci. Bene. Bravo, mano. Quella per la bimba, questa per la partita l'hanno anche a te. Questa è per il bimbo. No, questa è per la bimba, quella di prima era per il bimbo. Dai, bel pesciottino da porzione, dai. I denti ci si è rilasciato, ma questa si mette in quel frigo dove c'è scritto Valerio Mastracci, vai. Un venticino. Questo. Madonna, ce l'hai di questi pescetti lì, avevi ragione. Era tanto, non li vedevi, una rinascita così. Sì, sì. Questo è stato, sono i 3 mesi di lockdown che non è uscito nessuno. Pesciottino! Eh sì, guarda! E lei? No, è un bel track, bel track. Vai, oh. Bello, bello. Bel playoff. Bravo. I colori di questo pesce è la cosa che più mi entusiasma ogni volta che si prende. È veramente molto bella. Guarda che livrea. Poi appena presi, poi è divertentissimo come pesce, è veramente uno dei pesci che a Bollentino ti fa divertire. Vedi, vabbè, però, dai. Ma è bene, boia.
vista la presenza massiccia di pesce, come dicono gli esperti, foraggio, boghe, mendole e altri pesciolami, saragotti così, siamo costretti, per dover lanciare, di irrobustire un po' la nostra esca per renderla un po' più visibile a pesci magari di stazza un po' più grande. Per fare questo cosa facciamo? Utilizziamo del filo elastico, in questo caso un filo elastico del 12, sempre di casa Holmich, e andiamo a irrobustire la nostra esca. La passiamo sopra gli amida per poterla rendere un po' più compatta, anche se purtroppo dura poco uguale, però un po' meglio è. Voilà, l'esca così e si riprova. Vai. È un pesciotto, è un bel pesce, non è un pesciotto. È sempre lì sul fondo. Sembra un'orata, eh? Pezzo! No! Fandomo! Sentendo i giuri potrebbe essere una muriana. Lo dico sempre, un po' di domande. Qui è pieno di murene, poi al tramonto ce n'è sempre anche di più. Potrebbe essere. Speriamo di vedere una murena bianca. Speriamo di vedere una murena bianca, ma. Murena anche grossa. Murena? Boh, è chiamata la murena. Dammi paura! Si è messa a dura prova l'attrezzatura. Fa un po' di scarponi. Guarda com'è grossa. La Nettuno! La Nettuno è stata messa alla prova, vai! Poi c'è la metto fuori. Guarda che mosca, mamma, che mosca, ma è grossa. Infatti ci ha messo la mano. Vai, liberata, catch and release. E la metti anche, guardi male. Ma lo... Insomma, oh, è dondolato. Sta cannina. Non sente noie. Ma nessuno ci ha provato. Ma anche, voglio dire, Xid. 5.000, un piccolo argano, potentissimo, fluido, insomma direi un bel binomio. Con l'occasione della pescata di oggi, in cui abbiamo testato diversi tipi di canne, anzi due, quelle che ci interessava poi in fin dei conti provare, abbiamo avuto anche l'occasione di presentare tutte le nuove serie di vette intercambiabili, che oltre ad andare nate per la serie Challenge Superior, ma che poi bene o male abbiamo visto per le basi con cui sono state costruite, si adattano anche a moltissime altre canne da bolentino della Colmich. E appunto anche oggi per la Nettuno abbiamo utilizzato, anzi Valerio ha utilizzato una di queste vette qua con la base da 4,5. Tutte queste vette già pronte all'uso e quindi tutte montate sono disponibili in due versioni: nella versione con base da 4 mm nella lunghezza 72, 76 e 80 cm e con la base da 4,5, quindi leggermente più grossa anche per le canne leggermente più potenti, che parte addirittura dalla misura di 55 cm arrivando a 80 cm con una differenziazione di 5 cm per 5 cm, quindi abbiamo la 55, la 60, 65, 70, 75 e 80 cm. Da notare, come vorrei ripeterlo perché questa è una cosa molto importante, essendo vette opzionali, naturalmente ogni canna poi ha le sue vette, però quindi è possibile avere vette di lunghezza diversa, adattabili a diversi tipi di canna in modo da poter variare quindi la grammatura di pesca. Con l'occasione naturalmente presentiamo anche il tip tube, che per metterci le vette è una cosa comodissima sia per il trasporto in barca che per il trasporto in acqua, quindi tutte le vette vengono sistemate all'interno del tip tube, comoda cerniera di chiusura, e a questa maniera l'interno è in plastica dura, vengono praticamente protette da qualsiasi problemi di un'eventuale rottura o caduta in barca. Per questa battuta che abbiamo
impostato a pesci difficili, a pesci grossi, a pesci di carattere abbastanza requieto, come possono essere dentici, come possono essere cernie, come possono essere prai e via dicendo. Ci siamo affidati all'unico amo che ci dava una certa garanzia, cioè l'MR700, un amo con la punta in carbonio, un amo di schienatura grossa che difficilmente ci abbandona durante un grosso combattimento, non si piega e non si spezza. Lo abbiamo utilizzato in quasi tutte le tecniche, purtroppo come vedete dal video abbiamo avuto diversi strappi, ma non dovuti a lui, ma dovuto alla caratteristica del fondo che era molto roccioso, con presenza di corallo, di corallini. E niente, abbiamo preso diversi pesci, tanti ne abbiamo liberati e grazie a lui abbiamo risolto una pescata che in condizioni meteo magari abbastanza performanti non sarebbe stata possibile. Allora, eravamo pronti per pescare col nylon, con lo strike, quindi un filo molto rigido e allo stesso tempo ottimale per la pesca che dovevamo fare, però purtroppo siamo capitati di fronte a una situazione dove c'era dei pesci veramente veramente grossi e quindi abbiamo optato per imbobinare un multifibre. Io ho utilizzato un Vasta mentre Valerio e Gianluca hanno utilizzato il Viper. Io ho utilizzato uno 014, loro uno 012, quindi insomma per essere un monofilo dei fili abbastanza sostenuti, perché purtroppo abbiamo incappato in dei pesci diciamo impossibili, soprattutto quelli che abbiamo perso, perché poi a bordo sono venuti dei bei pesci ma non quelli impossibili che abbiamo alla mano. Come terminale ci siamo affidati logicamente a uno dei migliori full carbon in commercio, il Seacall, e siamo partiti con un 26, siamo arrivati a un 40, però purtroppo anche col 40 abbiamo perso i pesci, non per colpa del filo ma per colpa del fondo, perché è un fondo molto accidentato e soprattutto perché i pesci erano veramente veramente grossi, sicuramente cernie e dentici che non abbiamo potuto contrastare neanche con uno 0,40, quindi immaginate un pochino che cosa è successo. Vabbè, però il filmato è venuto, i fili si sono dimostrati ottimali in tutte le situazioni, quindi è andato a buon fine il tutto. Oh, abbiamo finito, come preannunciato stamani mattina il video è andato a buon fine, siamo stati bravi. Si è finito anche l'ami e i piombi. Si è finito anche gli ami e i piombi. Siamo finito veramente finito gli ami piombi, abbiamo perso dei pesci della Madonna, purtroppo vabbè, la pesca è anche così, non sempre si vince, soprattutto su quei mostri lì non si può vincere. Non erano cernia ma erano Chernobyl. Sì, veramente, veramente, veramente pesci impossibili. Abbiamo preso però dei bei pesci, dai, fini sì, conti, sì. La pescata è venuta fuori, Gianluca ha preso barracuda, si è messo a fare, è stato un po' scorretto perché ha pescato a mezz'acqua, noi si pescava a fondo, lui si è messo a mezz'acqua, ha preso, volevi il barracuda, ci voleva barracuda e quindi mancava lo squalo bianco e quello non è venuto, però è abbiamo venuto. Visto qualche bella bollata, quindi, qualche bella bollata, qualche chissà, gorgo, qualche gorgo, chissà, sì. Chissà. Valeria ha preso le due muriane, tanto erano pesci non validi a fine del video, però, tanto scusami, così le ha prese tutte e due lui. Scusami perché... se ti interrompo, ma abbiamo fatto anche qualcosa, abbiamo liberato anche i vecchi denticiotti. Cioè, quello è vero, quello è vero, cioè una cosa, questa direi una cosa importantissima, dentici, al di là che siano stati sotto misura, sappiamo la misura dei dentici 30 cm. Erano sotto misura, però insomma anche un dentice da 35-40 cm. Ributtiamolo nell'acqua. Purtroppo sangue. Uno angoiato, fortunatamente era di misura al limite, quindi l'abbiamo tenuto, non l'abbiamo neanche ributtato, però gli altri li abbiamo ributtati tutti. Questa è una cosa che bisognerebbe un pochino sensibilizzare un po' tutti i pescatori a effettuare i rilasci, specialmente e soprattutto dei pesci sotto misura, ecco. Comunque vabbè, si è preso due belle orate, si è preso qualche praio, qualcuno si è liberato, certo, qualcuno si è qualche preso. Qualche praio, si è liberato tanti saraghi reali, diversi saraghi reali si sono liberati. Sì. E poi dicevo, i pesci più scarsi li ha presi Valerio. Valerio Angela, che ci ha deliziato di qualche pillola
Organolettica. Organolettica, sì. Non indifferente, no? Per dire... Nella seconda puntata dovevo confermare la parte didattica, no? Certo. E nella certo. terza poi ci stupirà. Nella terza saranno cose tremende, perché uscirà fuori con pillole scientifiche, roba di. Di altro livello, altro livello. Stamani siamo venuti in una zona un po' ostica. Io ai ragazzi le avevo detto che comunque avremmo perso diversi piombi, diversi ami, diversi finali, perché diversi pesci soprattutto, purtroppo anche bei pesci, perché comunque è una zona dove ci sono diverse frattaglie di palamiti, reti abbandonate, però in questo periodo c'è un po' più di pesce rispetto ad altre zone qui d'intorno, e quindi per un servizio era il caso di anche rischiare qualche cosellina in più, però magari andare nella zona un po' più proficua, ecco, quindi è stata scelta questa. E ve l'avevo detto che si perdeva un po' di piombi, un po' di ami, però qualche pesciotto è venuto fuori. Comunque così. Anche su pesci grossi c'è da dire, c'è da spezzare una lancia all'attrezzo utilizzato, la nuova Nettuno. No, io ho pescato con la nuova Nettuno 4 metri, che con il nostro classico piccolo teleregolo, anche molto grippante dovrei dire, perché in questa canna mi ha stupito che è estremamente grippante, quindi non si sposta il segmento successivo della canna. È una canna che si è rivelata con delle murene di taglia, con altri pesci pescati, molto, molto sensibile, però con una bella schiena, una schiena un bel potente. Con, sì, una canna di carattere che è capace di far fronte a qualsiasi predatore. L'ultima murena che ha lamato, scusa, ti interrompo. L'ultima grossa. Era una ola, cioè, se la spellavi. Veramente grossa. Se la spellavi ci vai giù un paio di stivali. Staccarla dal fondo, una canna per staccare dal fondo una murena del genere deve avere un certo carattere. Insomma, la Nettuno ce l'ha tutto e non gli manca niente. Abbinato il 9 Xid, io ho pescato col 5000, un mulinello con 10 cuscinetti più uno, molto fluido, ma io l'ho chiamato oggi, l'ho denominato il piccolo argano, perché abbiamo pescato dei pesci che comunque necessitano di un piccolo argano per essere estratti dal fondo e portati via dalle rocce taglienti, come abbiamo visto, insomma. Attrezzatura sempre al top, anche i ragazzi hanno... Noi abbiamo pescato sempre con le Challenge. Quindi una canna universale, sia per i pesci di fondo che i pesci di mezzo fondo. E... Un'ottima canna, direi un'ottima canna. Qui non c'è da dirci niente. Niente, ormai la conosciamo benissimo. Prossima Ora. Volta si potrebbe girare Monster Fish. Sarebbe da girare Monster Fish con il... Bisogna portare però delle canne un po' più toste, si proverà, i fili un po' più tosti. Si proverà la Strong. Si proverà la Strong e la tre pezzi. Sarà da mettere, pezzi, da provare qui. Certo. Strong e tre pezzi. Comunque è stata una bellissima giornata, il mare è stato spettacolare, anche troppo. Vediamo ancora adesso al tramonto, non c'è un alito di vento. Perciò non c'è da dire niente. Ragazzi, arrivederci, alla tutti. Prossima. Alla prossima. Da Gianluca Magri, Valerio Mastracci, Marco Meloni e Colmic in generale. Se è porco è mio, ve lo dire. Porco o cappone? Mezze granchie per uno. Mezzo per uno, Porco. Un porco ho levato un sasso. Secondo me è un sasso. Potrebbe essere anche ieri, si è preso un bel sasso a capovita, ma bello, Quindi per riprendere lo scoglio. O ti stai ora senza le penne allo scoglio, Gianluca? Sì. Vedete come reagisce qui il sasso, il becco al sasso. No! Voilà. Spegne allo scoglio. Sempre bello. Meno male c'ha la medium, No, ma è un pezzo Occhio nel vino. No, ma è un bello, è un acquato. Ma cos'è, un pezzo di cose.